Buongiorno a tutte e tutti, grazie per essere qui presenti. Scusatemi per questo rinvio del seminario, ma è stata un'urgenza che non avevo previsto la volta scorsa. Dunque, molti non sanno chi sono, ed è opportuno che sia così. Quei pochi che lo sanno si chiederanno perché Martha Erling e l'Istituto Italiano di Studi Storici ha pensato di affidare a uno che mediamente si è occupato quasi esclusivamente di cose medievali un seminario sull'età repubblicana, su lingue e linguaggi. È un quesito al quale io non so rispondere e diciamo, spero che non risponda Martha perché dovrebbe, diciamo, smentire se stessa. Però la ringrazio perché è stata invece l'occasione per provare a ragionare su qualcosa a cui in realtà probabilmente non avrei pensato in maniera così sistematica. Per queste ragioni naturalmente non potrò portarvi moltissime novità e anzi la difficoltà dovuta alle incompetenze soggettive si accresce perché l'oggetto proposto, come capirete, è un oggetto di un'estensione tale da non poter, come dire, trovare perimetrazioni possibili. E quindi inevitabilmente la chiacchierata che oggi proverò a fare con voi è una chiacchierata, innanzitutto fortemente selettiva rispetto alla complicazione dell'oggetto, anche molto idiosincratica, legata in qualche modo alle cose che mi piacciono, potendo ragionare su un segmento della storia linguistica e letteraria italiana, della quale non mi occupo professionalmente, in qualche modo mi sono sentito un po' più libero e forse anche costretto a selezionare quegli oggetti che mi sembravano, insomma, mi sembravano esteticamente più rilevanti, ai quali spero però di attribuire un qualche significato. Anche perché, non vi sembrino troppe scuse, il titolo con quel doppio sostantivo, linguaggi e letteratura, anzi letteratura e linguaggi, rende ancora più complessa l'impresa di provare a disegnare tutto questo. Sui linguaggi me la caverò velocemente, innanzitutto perché ne dovrebbe parlare Rita Librandi, che è qui di fronte a me, che, come dire, se non altro nella sua qualità istituzionale di vicepresidente della Crusca avrebbe qualche titolo in più per parlarne di me. Ma me la posso cavare velocemente suggerendovi la lettura di un bellissimo libro. Un libro bellissimo che io, insomma, adesso scorgendo un po', questo elenco, capisco che non tutti siete di formazione dei linguisti e dei letterati, come è nella natura, nella bella natura dell'istituto. E dunque, se qualcuno non avesse avuto l'occasione di leggere questo bellissimo libro di Tullio De Mauro, Storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni, in realtà si arresta un decennio fa circa, davvero lo consiglio perché, non so se Rita è d'accordo, a me pare che dopo un altro capitale volume, che era la storia linguistica dell'Italia Unita di De Mauro, sulla quale insomma generazioni di studiosi si sono formati, questo volume che prova, come dire, ad andare avanti rispetto a quella prospettiva, ad andare avanti cronologicamente, offre una serie di sollecitazioni estremamente interessanti, ai quali senz'altro vi rinvio, peraltro anche nell'organizzazione complessiva di questo volume, che ha alcuni capitoli introduttivi, appunto, e che si apre non a caso con un anno, il 1946, che è un anno sul quale torneremo, perché è anche l'anno dal quale partirò per la mia escursione del tutto privata sui territori della letteratura. Attraversa, appunto, diacronicamente l'evoluzione linguistica. Interessante che si tratti di storia linguistica e non di storia della lingua, De Mauro insiste fortemente su questo, attraversa appunto i primi capitoli, attraversano diacronicamente questi anni, questi 80 anni circa, con una descrizione prima dell'Italia linguistica nell'immediato dopoguerra, caratterizzata da alcuni fenomeni che sarà bene tener presenti anche perché rispetto a quell'escursione idiosincratica che farò nei territori della letteratura pure hanno a che vedere. L'Italia linguistica del dopoguerra è caratterizzata da una bassa scolarità,
da un tasso di alfabetizzazione estremamente basso, da una straordinaria vitalità di quella che De Mauro chiama l'eterogeneità idiomatica persistente, dunque da una scarsamente diffusa competenza passiva ed attiva dell'italiano standard, sia nella produzione orale che nella produzione scritta, e da fenomeni che De Mauro, come dire, con grande fascino descrive attraverso un film che insomma dovrò rivedere perché leggendo De Mauro sembra molto interessante, che si chiama Due soldi di speranza, che è il racconto di una storia di un immigrato delle regioni interne del sud che giunge a Napoli e che fa mille lavori in una speranza, diciamo, di miglioramento delle proprie condizioni. E questo è in realtà il primo capitolo, in realtà il secondo, il primo è un'introduzione sul 46, intitolato Vita nuova per un paese antico. C'è un altro denso capitolo sui percorsi che accadono, sui percorsi di evoluzione linguistica, esito di cambiamenti sociali e culturali che accadono tra gli anni 50 e il 2000, una descrizione, di tipo sincronico dell'italiano contemporaneo, fondamentalmente attraverso un fenomeno che i linguisti conoscono molto bene, che è la formazione, insomma, di alcune varietà che sono quella dei dialetti italianizzati e degli italiani regionali, che sono, come dire, alcune varietà linguistiche, delle quali anche chi non si occupa, professionalmente di questo dovrebbe avere consapevolezza perché la lingua è sempre stata una delle ossature fondamentali nella ricostruzione dell'identità culturale e anche proprio della ricostruzione storiografica di un percorso e di un paese. Ma poi il fascino di questo libro secondo me, è incrementato da alcuni appendici molto interessanti, una sull'inno di Mameli, un'altra sul nome Italia. De Mauro osserva con grande acutezza che Italia è una parola di origine colta, non è stata sottoposta alle trasformazioni fonetiche che una trafila di tipo popolare le avrebbe imposto. Se fosse stato così, probabilmente avremmo un'Italia o addirittura un'Italia, chi lo sa, e invece questa dimensione, come dire, di una lunga tradizione colta di questo termine che identifica in qualche modo il nostro paese, anche in età repubblicana, è un dato sul quale credo valga la pena riflettere, perché ci dice del fortissimo nesso che nella costruzione della nostra identità nazionale ha la dimensione in qualche modo della cultura. Su questo anche torneremo in quella digressione idiosincratica. E tra gli altri, diciamo, appendici, ricordo una molto interessante, sulla quale pure mi sarebbe piaciuto soffermarmi, era un'altra delle strategie che volevo utilizzare, poi ho deciso di raccontarvi di alcune poesie che mi piacciono, che è un capitolo sulla lingua della Costituzione. Un capitolo che non so se qualcuno di voi, insomma, parte di Italibrandi, che certamente lo conosce, ma non so se qualcuno di voi ha avuto occasione di leggerlo, ma è un capitolo illuminante, non soltanto perché è condotto, devo dire, De Mauro ha questa straordinaria capacità di fare analisi estremamente puntuali con una affabilità straordinaria, però è un capitolo che marca con forza e con evidenza quanto l'italiano della Costituzione, l'italiano di quel testo fondativo della nostra identità nazionale, l'identità nazionale repubblicana. Addirittura gli storici scusate, saluto Marco Aterrano, che devo dirlo sempre, è il mio primo laureato quando io insegnavo al corso di laurea storia impropriamente linguistica italiana, e adesso fa il ricercatore di storia contemporanea, però decise di laurearsi in linguistica italiana, diciamo, con un imberbe professor Mazzucchi. Viene, sono molto contento che tu sia qui oggi, ma diciamo veramente improprio. È lui, Marco. Sufficientemente imbarazzato, anche io. Dunque, quello straordinario, una tesi interessante sulla quale bisognerebbe ritornare, anche visto che c'era presente, sul linguaggio delle veline mandate, Marco lo dirà meglio di me, mandate dal governo fascista ai giornali, prima che poi diventassero articoli giornalistici. Vabbè, poi non so che fine ha fatto, però insomma ci si lavorerà.
Un giorno ci vorremo. Magari con qualcuno che ne sa più di me. Quell'articolo, quell'appendice sul linguaggio della Costituzione di De Mauro è estremamente affascinante perché appunto mostra con estrema chiarezza, anche con rigore statistico direi, che il linguaggio della nostra Costituzione è un linguaggio che attinge con una percentuale altissima all'italiano di base, garantendo, come dire, al lessico di base dell'italiano, garantendo un tasso di leggibilità assolutamente più alto rispetto a quello dei testi legislativi e burocratici italiani. Come dire, è un grande esempio di contrapposizione all'antilingua di cui parlava Calvino, ironizzando sui verbali dei carabinieri. Dunque, sui linguaggi io non avrei nulla di più da dire di quello che trovate in questo volume e me la cavo così. Su letterature sarebbe estremamente più complicato, perché avrei potuto scegliere, ma anche qui ci sono eccellenti lavori di sintesi ai quali vi rimando, un percorso sull'italiano letterario. Questa volta non sull'Italia linguistica, non sulla storia linguistica, ma sulla storia della lingua dell'italiano letterario di età repubblicana, e ci sono appunto, anche su questo poi se volete posso darvi indicazioni bibliografiche più puntuali, importanti lavori di sintesi che mostrano, come dire, dal punto di vista della specificità degli storici della lingua, che però, insomma, Rita può non sentire, ma che non dovete però mai immaginare esclusivamente come mere descrizioni morfologiche di fenomeni, ma come fenomeni densi di senso e di significato, anche quando appaiono, diciamo, e possono apparire, so che appaiono come mere descrizioni di evoluzioni fonomorfologiche o di definizioni, come dire, talvolta anche con un idioletto particolare, un po' esoteriche, in realtà quelle descrizioni, penso per esempio alle straordinarie indagini di Pier Vincenzo Mengaldo sulla lingua, poetica italiana del Novecento, ma in particolare anche quelle della seconda metà del Novecento, di Pier Vincenzo Mengaldo, e devo dire anche della scuola che deriva da Pier Vincenzo Mengaldo, sono, vabbè, ma io so che ci sono degli esperti qui, sono, secondo me, degli straordinari, anche nella rigorosa precisione terminologica con la quale certi fenomeni vengono descritti, sono, a mio avviso, restano, non tutti sono d'accordo su quello che vi dico, restano le diagnosi più acute per comprendere la poesia italiana del secondo Novecento. Se ci fossero degli storici della letteratura, qui forse avrebbero da obiettare qualcosa. Io per fortuna faccio il filologo, quindi posso uscire da queste secche tra gli storici della lingua e gli storici della letteratura, però se dovessi, come dire, suggerire delle letture sulla poesia italiana del Novecento, mi sembra che ancora i saggi, o meglio ancora proprio le introduzioni alla poesia italiana del Novecento di Pier Vincenzo Mengaldo, costituiscono il viatico migliore per comprendere questi fenomeni. Però quello che oggi io, e naturalmente questo vale per la poesia, ma si potrebbe ragionare sul linguaggio letterario della prosa, anche qui con moltissimi volumi importanti, però non farò neanche questo, e invece vorrei provare con voi, dopo una prima premessa, a leggere due poesie di Franco Fortini. Una pubblicata su Foglio di Via, che è la prima raccolta poetica di Franco Fortini del 1946, si chiama Italia 1942. Foglio di Via è stato recentemente edito da un bravo studioso di letteratura italiana contemporanea, che pure si è laureato con me, che è Bernardo De Luca, che ha pubblicato questa bella edizione di Foglio di Via commentata, un'edizione critica e commentata, e accanto a Italia 1942, su cui torneremo, l'altra poesia di Fortini, che mi sembra molto interessante e che
come dire, sono ovviamente, come capite, strumentali a poter affrontare questo tema impossibile che mi è stato assegnato. Però Fortini, dopo aver scritto Italia 1942, pubblicata nel 1946 in Foglio di Via, vedete che 1946 è una data cruciale, scrive un'altra poesia che si richiama evidentemente per una serie di rinvii intertestuali, a partire peraltro dal titolo, ma non solo, alla poesia Italia 1942, che è Italia 1977-1993. Che è una lirica contenuta nell'ultima raccolta poetica di Franco Fortini, la straordinaria, strepitosa, questa ve la dovete leggere perché ci sono dei piaceri estetici ai quali non bisogna rinunciare, Composita Solvantur. Se non l'avete letto, questo libricino piccolissimo, si legge in 10 minuti, però lo si legge, lo si legge, lo si legge con le poesie, è veramente strepitoso secondo me. Però vabbè, qui diciamo, entrano in gioco il fatto che per fortuna questo mestiere si fa anche perché si hanno alcune passioni. Ho assunto queste due poesie, che dopo ci leggeremo e proveremo ad analizzarle insieme, perché disegnano un percorso che va dal 46 al 94, Composita Solvantur del 1994, anzi del 1993 e nel 94 Fortini muore, che ci consentiranno in qualche modo, sia pure in maniera estremamente selettiva, e quindi tagliando fuori moltissimo, che pure si potrebbe dire su linguaggio e letterature nell'età repubblicana, una linea che ha molto a che vedere con qualcosa che era iniziato molto molto prima, che era il rapporto fortissimo tra la nostra identità nazionale e la letteratura, in particolare direi la poesia. È qualcosa che è iniziato molto presto e che si è costituito come patrimonio di immaginario che ha agito fortemente nella costruzione della nostra identità nazionale. Anche su questo esiste una bibliografia sterminata, poi insomma se volete vi do indicazioni bibliografiche. Io ricordo sempre un libro che per me è stato molto importante, un libro anche scomodo per molti versi, che è un libro di Francesco Bruni che si chiama Italia, un libro molto scomodo, un libro di cui è facile non condividere molte cose. È un libro in alcuni punti direi addirittura reazionario, ma è un libro di grandissima intelligenza, è un libro che ha idee forti, poi si può non essere d'accordo, è un libro di grandissima intelligenza. Francesco Bruni è, rispetto al discorso che stiamo facendo, uno degli storici della lingua, ma forse questa definizione lo irrigimenterebbe in categorie troppo strette per lui. Francesco Bruni è uno di quegli intellettuali, studiosi della tradizione linguistica e letteraria italiana, che ha maggiormente insistito attraverso i suoi scritti sul valore fondativo per l'identità culturale di un paese dell'elemento linguistico e letterario. Lo ha ricostruito, secondo me, con estremo fascino in tutti i suoi studi, che vanno dal Medioevo all'età contemporanea, e questo libro ha in qualche modo l'ambizione di disegnare una storia dell'identità nazionale a partire da fatti linguistici e letterari, con un punto di vista talvolta urticante, ma certamente molto intelligente, e col quale, a mio avviso, è importante che si confrontino non tanto gli storici della lingua e gli storici della letteratura, ma chi si occupa di storia complessivamente. Perché quello che mi piacerebbe, come dire, provare a restituire in questa chiacchierata di oggi, sia pure attraverso l'analisi molto particolare di due testi che mi piacciono, è il rilievo che nella costruzione e nella ricostruzione dei fenomeni di storia culturale i fatti linguistici e la letteratura, che è uno dei fatti linguistici, ha. Dunque, rapporto tra identità nazionale, tra costruzione dell'immaginario dell'identità nazionale e tradizione poetica. Direi che a prima vista, questa è la prima premessa, dopo ci leggiamo un po' di queste due poesie di Fortini, a prima vista nessuno sarebbe tentato a simpatizzare con l'Italia dei poeti, con l'Italia così come raccontata dai poeti, perché è fortissima
come dire, la tentazione, talvolta anche giustificata, di prendere le distanze da questa retorica nazionale e patriottica che spesso gronda nella tradizione poetica italiana, qualche volta gronda più per le letture che di quei testi sono stati dati che per l'identità stessa dei testi, ma certo, insomma, se ragionassimo di quello che è accaduto, ma la storia è più antica, tra fine 800 e i primi del 900, nella poesia italiana che si è occupata d'Italia, non potremmo, come dire, che registrare qualche forma di insofferenza e di fastidio. Dal famoso discorso sulla proletà, la grande proletaria si è mossa di Pascoli del 1911, il discorso di Barga, fino alla traduzione poetica, per citare una di queste poesie, dell'inno a Torino del 1911 di Giovanni Pascoli. Vi leggo alcune strofe, ma insomma, giusto per restituirvi il senso di questo fastidio anche legittimo che si può provare rispetto a questa roboante retorica nazionalistica. E voi cantate che la madre Italia non altre voci odi al cuor suo più care. Cantate dunque Italia, 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 con una triploce anafora scandita da una insistita exclamatio. Gracili voci, ma da queste pare balzar l'eco di quelle dei grandavi, marce, comandi, cariche, fanfare. Dite, o fanciulli e vergini soavi, l'Italia che ora è su lontane sponde, la patria, Itale tende, Itale navi. Per concludere qualche strofa dopo, per onde e sabbie, giovinetti eroi in sentinella danno il chi va là. Stiamo parlando di uno degli episodi più tragici della storia italiana, la colonizzazione della Libia. Chi va là? Quella che è dietro di voi, che è innanzi a voi, che è sopra di voi, Italia, eroi che va. Un inno a cantare l'Italia in nome della retorica patriottica, nazionalistica, peraltro c'era una epigrafe in calce alla poesia in latino, e i dati paratestuali sono importanti, in maiuscolo capitale, Nunc igitur canite Italiam, adesso dunque cantate l'Italia. Latino e tutto capitale maiuscola. Insomma, è un esempio, ma si potrebbero citare altri testi analoghi, per esempio di Carducci, poeta straordinario, intelligentissimo, ma in certi aspetti con una retorica nazionalistica roboante verso la quale si può legittimamente, come dire, continuare a provare un certo fastidio. Poi Carducci era molto più intelligente dei testi che scriveva, di alcuni dei testi che scriveva, ha scritto cose molto intelligenti, però alcune delle liriche nazionalistiche di Carducci hanno, almeno nella nostra ricezione, quel senso di roboante retorica che in qualche modo ci induce a una sorta di distanziamento critico. Ho citato Pascoli, Carducci, naturalmente potrei parlarvi di D'Annunzio. Ed è, come dire, una tradizione rispetto alla quale, per esempio, ci sono stati pronunciamenti forse un po' troppo semplicistici, ma prese di distanza molto nette. Penso, per esempio, a un relativamente recente giudizio di un lettore raffinato come Cesare Garboli, che si dichiarava, come dire, fortemente critico rispetto a un ceto intellettuale responsabile, cito da questa intervista di Garboli, di un'idea retorica e letteraria dell'Unità d'Italia, un'idea che ci ha perseguitato da Petrarca in poi, forse anche da Dante in poi. L'affermazione di Garboli, peraltro isolata da un'intervista, è troppo semplicistica, naturalmente, insomma, anche perché forse è vero che c'è stata una roboante interpretazione in chiave nazionalistica di questa tradizione, è anche vero che c'è un dato, secondo me, costitutivo sul quale bisogna riflettere, che non bisogna dimenticare,
che è nel fatto che nella costruzione del nostro immaginario questi testi hanno agito prepotentemente. Per cui in un'indagine che non voglia, diciamo, che voglia essere un'indagine storica, filologicamente perimetrata, bisognerà innanzitutto riconoscere che questa tradizione, da Ai Serve Italia di Dolorio Stello fino a Pascoli, Carducci e D'Annunzio, ma vedremo tra un attimo anche oltre, è in realtà una tradizione che ha fortemente permeato il nostro immaginario. Anzi direi, e questo lo dice anche bene Francesco Bruni in quel libro, che forse, come dire, la nostra stessa idea di identità nazionale, quale che sia il giudizio che si voglia dare su identità, è fortemente permeata, condizionata, direi quasi perimetrata e disegnata a partire da questa tradizione, che è una tradizione che peraltro ha avuto per generazioni una fortissima penetrazione nel mondo della scuola, e questi testi venivano imparati a memoria. Questo aspetto che, come dire, non appartiene più alla nostra sensibilità, per esempio lo vedo con le mie figlie, è una tradizione che non gli appartiene proprio più, perché non hanno più letto queste poesie che io ancora ho letto. E questo secondo me cambierà molto il modo in cui si percepisce, diciamo, la nostra appartenenza a un'identità nazionale. Ma dunque Garboli richiamava Petrarca, prima ancora Dante, richiamava, come dire, il fatto che la poesia è stata appunto la forma di un'identità collettiva che si è riconosciuta in alcune parole chiave che hanno portato non solo una grammatica della lingua, ma un universo di passioni, di emozioni, che ha costituito di fatto la nostra idea. Insomma, in una delle più intelligenti riflessioni, per provare ad arrivare a tempi legati all'Italia repubblicana sull'identità nazionale, ricordata anche in un bell'articolo di Stefano Iossa, una canzone di Gaber, di Giorgio Gaber del 2003, Io non mi sento un italiano, di cui poi magari, insomma, è chiaramente disponibile su YouTube, sarebbe divertente ascoltarla, però ci sono un paio di strofe di questa canzone che mi pare interessante segnalarvi. Una è questa, ve la leggo e poi ci riflettiamo un attimo. Mi scusi, Presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. Ma a parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi, Presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, sono fiero e me ne vanto, li sbatto in faccia. Cos'è il Rinascimento? Che è un modo, ancora una volta, un po' retorico, ma qui chiaramente Gaber è fortemente ironico, di contrapporre, come dire, alla strutturale debolezza della nostra identità, della nostra presenza nel mondo, un passato mitico, il nostro Risorgimento. E Gaber, con straordinaria intelligenza, in una strofa successiva, collega fortemente questa rivendicazione dell'identità nazionale attraverso la poesia, in questa strofa che mi sembra davvero illuminante. Mi scusi, Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Che è proprio, come dire, condensata in questi velocissimi versi rimati, un'efficacissima sintesi di quello che io ho provato a dirvi fino a questo momento. L'idea che in qualche modo quest'Italia che non si sa che cosa sia rischia di diventare soltanto una brutta poesia. Ma appunto l'idea di una rappresentazione politica dell'Italia riguarda la tradizione letteraria fin dalle origini. Ora, addirittura nella costruzione di una metaforica legata all'Italia. L'idea di un'Italia femmina, donna, di una femminilizzazione della nostra identità, che può essere poi letta in vari modi, parte naturalmente da quello che è diventato un celeberrimo
riferimento per tutta la tradizione di questo tipo, che è la famosa invettiva che Dante pronuncia quando nel Sesto del Purgatorio Sordello d'Agoito incontra Virgilio, meglio Virgilio incontra Sordello d'Agoito, si riconoscono entrambi come mantovani, si abbracciano in questo triplice abbraccio, e Dante, di fronte a questo straordinario esempio di vicinanza e di amore cittadino, civile, memore di quella faziosità che invece attraversa l'Italia e che lui ha in prima persona subito, pronuncia questa celebre invettiva ai Serva Italia di Dolore Ostello, nave senza nucchiere in gran tempesta, non donna di province ma bordello, dove, come dire, l'Italia è assimilata fondamentalmente a una puttana e le si contrappone, diciamo, l'attuale livello di degrado al mitico tempo in cui era domina provinciarum, secondo la tradizione del diritto e della storia romana. E del resto è interessante, come dire, che questa donna, questa Italia, diventi, diciamo, una rappresentazione politica, perché è questa Italia che si contrappone, questa donna da bordello che si contrappone a Bonifacio VIII, che insomma attende Arrigo VII, attende delle funzioni politiche che si relazionano con una identità che diventa a sua volta una funzione politica proprio nel dialogo con altre funzioni politiche. Cioè, insomma, se questa fortissima costruzione metaforica a partire anche dagli altri attanti del discorso. E qui naturalmente potremmo andare avanti, perché dopo Ai Serva Italia di Dolore Ostello ovviamente non potremmo che citare Italia mia benché il parlar sia indarno di Petrarca, e arrivare ancora, ma chiaramente il salto è vertiginoso, quindi inevitabilmente semplificatorio, arrivare al giovane poeta di provincia che, come dire, nutrito di qualche matrice prima illuministica e poi romantica, nella canzone all'Italia sto parlando naturalmente, il poeta di provincia è naturalmente Leopardi, contrappone al mitico passato la degradazione del presente. O patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne, i simulacri e l'erme torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo. Non vedo il lauro e il ferro onde eran carchi i nostri padri antichi, or fatta inermi, nuda la fronte e nuda il petto mostri. Sarebbe interessante, questo lo dico agli storici della lingua, fare un'analisi sulle avversative, perché, diciamo, nella costruzione della rappresentazione dell'Italia, anche nelle due poesie che vi leggerò di Fortini, a un certo punto quel benedetto ma entra in maniera decisiva, marca in maniera decisiva lo scarto. Però effettivamente non ci ragionavo leggendo, mi è venuto in mente molto, però bisognerebbe farla questa indagine. Non a caso, Carducci poteva opporre a quell'espressione che poi naturalmente gli storici hanno insegnato è stata isolata dal contesto e quindi va interpretata in modo molto diverso, di Metternich, che diceva che l'Italia era una mera espressione geografica. Carducci opponeva: l'Italia è un'espressione letteraria, una tradizione poetica. Un giudizio estremamente intelligente. Guardate bene, l'Italia è fondamentalmente questo. È stata fondamentalmente questo. Nel nostro immaginario, a partire dall'immaginario di Dante, di Vulgari Eloquenzia, l'Italia è fondamentalmente questo. E qui ancora il rinvio al libro di Francesco Bruni, perché questo che potrebbe apparire come un elemento di debolezza, di un'identità tutto sommato debole, in realtà potrebbe tradursi in un elemento di forza, perché la costruzione di un'identità non fondata su basi etniche, ma su basi culturali, anzi direi fortemente su basi linguistico-letterarie. Naturalmente si può ragionare se questa sia una debolezza
un punto di forza. Però certo è un elemento, come dire, che non possiamo ignorare, che non possiamo ignorare e che dovrebbe, come dire, la cui consapevolezza dovrebbe guidarci anche nel prendere le distanze da certe derive identitarie, banalizzanti e che non restituiscono, come dire, il senso autentico della nostra identità nazionale. Che insomma ci sia un'identificazione, provo ad avvicinarmi alle due poesie di Fortini, dell'identità italiana alla costruzione poetica, che ci sia, come dire, un'immagine poetica dell'Italia, che abbia dato vita a una mentalità, a un processo di identificazione collettiva, a un sistema di valori e di riferimenti che si è mosso lungo la linea del tempo, è dimostrato anche dal fatto che questa stessa idea prosegue anche in poeti del XX secolo. Vi cito soltanto una Italia di Ungaretti, ma siamo ancora in una fase pre-repubblicana. Sono un poeta, un grido unanime. Il titolo di questa poesia, peraltro, è la penultima poesia del Porto Sepolto, raccolta di Ungaretti del 1916, che si chiude con due poesie. Quella raccolta che ha una fortissima costruzione macrotestuale, la penultima Italia, l'ultima è poesia, quasi a sigillare in qualche modo questo processo in una identità fortissima. Ungaretti scrive: sono un poeta, un grido unanime, sono un grumo di sogni, sono un frutto di innumerevoli contrasti di innesti maturato in una serra. Ma il tuo popolo è portato dalla stessa terra che mi porta Italia, e in questa uniforme di tuo soldato mi riposo come fosse la culla di mio padre. Ora, non analizzerò analiticamente questo testo, però vi renderete conto, anche soltanto ascoltandolo, che popolo, terra, padre, patria, sono stretti in un unico nesso, un nesso che, come dire, esiste soltanto attraverso la voce del poeta, che diventa in qualche modo l'ufficiale, il soldato di questo nesso. È ancora più interessante quello che accade, perché continua questa logica, nel 1947, quando un poeta qualche decennio fa molto più fortunato di oggi, che è Salvatore Quasimodo, nel 1947, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, qui siamo finalmente in età repubblicana, scrive: il mio paese è l'Italia, in cui ancora una volta identifica il canto del poeta con l'appartenenza a un popolo, a una storia, in questo caso in contrapposizione netta allo straniero portatore di distruzione. I poeti non dimenticano, oh, la folla dei vili, dei vinti, dei perdonati dalla misericordia. Altra esclamazione. Tutto si travolge, ma i morti non si vedono. Il mio paese è l'Italia, o nemico più straniero, e io canto il suo popolo e anche il pianto coperto dal rumore del suo mare, il limpido lutto delle madri, canto la sua vita. In cui il canto del poeta sembra riscattare in qualche modo il popolo da questa storia di sofferenza, di dolore, come se si assegnasse alla versificazione, un valore catartico molto forte, che nel momento stesso in cui contempla la distruzione, la morte, i campi di concentramento, riesce ad andare oltre guardando il futuro, in una dimensione che però conserva ancora fortissima l'idea di una costruzione di identità, di un sentimento collettivo, come se la poesia potesse davvero esercitare ancora una funzione di leadership nei confronti dell'opinione pubblica. Ed è interessante che questo accada ancora nel 1947, all'uscita della guerra. In verità c'erano stati, anche già all'inizio del Novecento, un poeta straordinario che bisognerebbe rileggere sempre, che è Guido Gozzano.
intelligentissimo e divertentissimo, aveva già preso le distanze da questa roboante retorica nazionalistica che identificava con il canto del poeta la costruzione dell'identità nazionale. Lo aveva fatto in una poesia pubblicata nei colloqui del 1911. Vi cito soltanto alcuni versi di questa pioggia d'agosto. La patria, Dio, l'umanità, parole che i retori t'han fatto nauseose. Non so se nauseose è un neologismo di... No, c'è prima, l'Accademia della Crusca ce l'ha memorizzato. Le nauseose parole dei retori. E a questa dissacrante ironia presteranno, come dire, le loro voci anche Fortini, Pasolini, Risi, insomma, e potremmo continuare. Ma non è questo quello che mi interessava fare, perché spesso talvolta poi questa irrisione è diventata indignazio con recupero, questa volta in chiave appunto di esecrazione di quei modelli danteschi, per cui l'idea dell'Italia come una puttana che si presta in qualche modo a ogni forma di corruzione, si legge in Sereni, ma anche in Volponi. Peraltro la poesia di Sereni alla quale mi faccio riferimento è Sabba, che è una poesia del 48, la poesia invece di Volponi o di Gente Italiana al quale faccio riferimento è una poesia scritta nel 94 alla vigilia della discesa in campo di Berlusconi. Italia o di gente italiana, eri una povera puttana chiusa nella sua sottana di casa con neri occhi vividi, scrive per esempio Volponi. Quello che però mi interessava fare oggi è leggervi invece due poesie che in qualche modo mi sembrano uscire da questa logica di costruzione, in qualche modo retorica, di un'identità, e in cui l'Italia esce fuori, come dire, dalla dimensione appunto retorica e roboante per diventare qualcosa di molto più universale ed insieme di molto più intimo. E partirei proprio da questa poesia del 1946 scritta da Franco Fortini in Foglio di Via e altri versi. Fortini, insomma, sapete tutti chi è, secondo me è stato uno dei più straordinari intellettuali del secolo scorso, molto scomodo, intellettuale di una sinistra dissidente rispetto alla stessa sinistra, coltissimo, docente prima nei licei e poi all'Università di Siena, peraltro con una storia personale complessa, ebreo convertito alla Chiesa Valdese. Saggista difficilissimo e francamente noioso. Mentre sono bellissimi i saggi di Pasolini, che però come poeta è infinitamente inferiore, ma questi sono giudizi personali di cui potete non tenere alcun conto, al poeta Franco Fortini, che invece è forse uno dei più straordinari poeti del secolo scorso, della seconda metà del secolo scorso. La prima raccolta di Fortini è proprio Foglio di Via. Ed è una raccolta interessante perché Fortini prova a fare i conti liquidandolo con la grande tradizione dell'ermetismo. Che cos'è l'ermetismo? Lo dice benissimo, elencando una serie di fenomeni strettamente linguistici, Pier Vincenzo Mengaldo. Anche qui non posso che rinviarvi a quelle pagine perché la definizione migliore di ermetismo è nell'elenco di fenomeni linguistici, che non me lo sono portato, ma che se... Magari Rita te li ricorda a memoria, ma se, ah no, meno male. Se li leggeste tutti quanti in sequenza, abolizione dell'articolo, trasformazione, vi accorgereste che è effettivamente, come dire, è la migliore restituzione della poetica dell'ermetismo. Fortini prova a fare i conti con questa tradizione. Ci riesce solo in parte, però questo non lo posso dire a Bernardo, che invece è convinto che ci sia riuscito del tutto. Però,
Italia 1942. Ve la leggo prima e poi provo a contestualizzarvela. Ora m'accorgo d'amarti, Italia, di salutarti, necessaria prigione. Non per le vie dolenti, per le città rigate come visi umani, non per la cenere di passioni delle chiese, non per la voce dei tuoi libri lontani, ma per queste parole tessute di plebi che battono a martello nella mente, per questa pena presente che in te m'avvolge straniero, per questa mia lingua che dico a gravi uomini ardenti a venire, liberi infermo dolore compagni, ora non basta nemmeno morire per quel tuo vano nome antico. Sono strofe irregolari, di versi molto brevi. Per capire la poesia bisogna descriverla metricamente. E lo so che voi siete per lo più degli storici, dei filosofi, e ci sono pochissimi letterati qui. Però gli effetti di senso del testo poetico sono affidati alle costruzioni ritmico-timbriche e metriche. Non vi sfuggirà, o forse vi è sfuggito, ma in realtà non vi è sfuggito, è che semplicemente non ne abbiamo tutti una piena consapevolezza, perché poi appunto a partire dall'inizio del Novecento è accaduto qualcosa per cui non riconosciamo più e non sappiamo più scrivere in decasillabi, ma prima lo sapevano fare tutti. Non vi sarà sfuggito che sono strofe irregolari, diversi, per lo più molto brevi, dal settenario al decasillabo, con un progressivo allungamento di questi versi nelle strofe finali, che in qualche modo provano a capovolgere quello che è detto all'inizio. La lirica Italia 1942 fu scritta, dice in un'intervista Fortini, in occasione, o meglio, fu scritta nel 1946, ma rievoca la sua visione di Genova bombardata. Fortini aveva partecipato alla resistenza, questo è molto importante, aveva partecipato alla resistenza prima con un esilio in Svizzera e poi con quell'episodio interessantissimo della costruzione della nostra Italia repubblicana, che è la resistenza in Valdossola, cui aveva partecipato anche uno che si chiamava Gianfranco Contini, ma questo, diciamo, è il blasone che i filologi esibiscono. Di fronte al bombardamento di Genova, Fortini ricorda in quell'intervista, Fortini si era laureato in storia dell'arte, questo è importante, un altro dato importante, spiega un sacco di cose della poesia e della saggistica di Fortini, moltissimi riferimenti alla storia dell'arte, e a proposito di quei bombardamenti di Genova, Fortini, che poi scriverà Italia 1942, rievoca un affresco di Masaccio nella Cappella Brancacci di Santa Maria del Carmine a Firenze, in particolare il pagamento del tributo, in cui, cioè, poi magari ce lo vediamo in rete, in cui c'è Cristo accompagnato dagli apostoli. Sono queste figure virili molto massicce che, diciamo, sono lì, in questo senso di grande comunione che si esprime, che il modo in cui, come dire, che è il correlativo figurativo di quello che dice Italia 1942, Fortini lo richiama esplicitamente. Io ho un'ora, vero? Cioè, no, avevo un'ora, no, lo so che adesso sta finendo, no, lo so, ma non ho un'altra ora davanti a me, non vi preoccupate, lo so bene, anche che c'ho il dipartimento che mi chiama. Questo senso di comunità di questa lirica, no? Che in qualche modo ha liquidato definitivamente ogni idea di costruzione dell'identità nazionale fondata sulla storia, sulla tradizione religiosa, letteraria. Vedete, dice, non per la cenere di passione delle chiese, non per la voce dei tuoi libri lontani. Tutto questo oramai non può più costituire, come dire, il risarcimento rispetto
rispetto alla violenza, rispetto al dramma del bombardamento. Quello che può accadere è soltanto la comunione dei compagni. Non è a monumenti, a costumi, ad arte, a ethos che si può affidare la propria idea di patria. Quel presente in cui la patria è una necessaria prigione, in realtà può liquidare definitivamente ogni retorica patriottica di stampo risorgimentale, può, non va, gli ultimi due versi sono sigillo di questa poesia, sono straordinari, ora non basta nemmeno morire per quel tuo vano nome antico, dove peraltro l'intersezione di nome tra i tuoi aggettivi, vano nome antico, mi pare una soluzione ritmica e semantica di straordinario rilievo. Beh, non basta nemmeno morire perché il tuo vano nome antico. La patria non salva perché è soltanto una parola vuota di fronte a quelle parole tessute di plebi. Soltanto il richiamo a quei gravi uomini ardenti che sembrano esattamente gli apostoli del tributo intorno a Cristo di Masaccio. Soltanto quei gravi uomini ardenti a venire, che sono liberi, in fermo dolore, compagni, parola chiave, con connotazioni complicate, che sarebbe semplicistico attribuire soltanto a ragioni di carattere politico-ideologico. Quel compagni indica il senso della comunità possibile di un ebreo convertito alla Chiesa Valdese. Insomma, poiché l'ora è scaduta quasi, l'analisi poteva essere più approfondita, ma per questo vi rinvio al commento curato da Bernardo De Luca. Quello che mi pareva importante in questa poesia del 1946 è segnalare che si può tornare a parlare d'Italia in poesia, di un'identità italiana in poesia, purché si sia liquidata quella roboante o meno roboante tradizione retorica risorgimentale e poi, diciamo, con mille variazioni, ma con, ahimè, una qualche linea di continuità fascista, e invece rivendicare appunto l'identità sulla scorta di una comunità che è una comunità di parole tessute di plebi, che è che questa mia lingua che dico a gravi uomini ardenti a venire, liberi in fermo dolore, compagni. Una patria per la quale non vale più la pena neppure morire, è un vano nome antico, ma che può in qualche modo riscattarsi, che può in qualche modo ricostruirsi come comunità in questa lingua di gravi uomini ardenti, in questa lingua dei compagni. Questo secondo me dice molto sul clima che almeno in certi ambienti nell'Italia repubblicana si verificò dopo l'uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. Quello spirito, insomma, comunitario, identitario, ci sarebbero moltissime testimonianze che si potrebbero portare, diciamo, sia di fatti storico-linguistici e letterari, ma anche di organizzazioni, di tessuti culturali, quel moltiplicarsi di riviste, per esempio. Insomma, un'esperienza che ormai non ci appartiene quasi più, ma una rivista come Mercurio, che era, diciamo, affidata a fogli molto semplici, ma che diventò, diciamo, un centro di elaborazione concettuale straordinario, ci dicono di questo clima. Fortini ritorna su questi stessi temi in un'altra poesia di Composita Solvantur. Composita Solvantur ha un titolo che già dice tutto. È il 93, è un anno prima della morte. Fortini ha fatto i conti drammaticamente con la perdita di quelle illusioni che comunque così fortemente lo avevano imbricato quando comincia a fare i conti con l'ermetismo, quando scrive Italia 1942.
Italia 1977-1993. Marta, io non lo so se ho risposto a quello che voi vi aspettavate, però diciamo io questo sapevo fa. Poi insomma, due poesie di Fortini ve le ho lette, quindi per me diciamo va benissimo così. Italia 1977-1993. Guardate che le due date sono nel titolo e sono due date fortemente evocative. 77 sono i grandi anni, insomma, 77 l'antagonismo, 1993 nel 94 scende in campo Berlusconi. Hanno portato le tempie al colpo di martello, la vena al lago, la mente al niente. Per le nostre vie ancora rispondevano a pugno sugli elmetti, o imparavano nelle cantine come il polso può resistere allo scatto dello sparo. E poi c'è un verso unico. Compagni, non andate così. Ma voi senza parlare mi rispondete: non ricordi quel ragazzo sfregiato la sera dell'11 marzo 1971 che correva gridando «Cercate di capire, questa sera ci ammazzano, cercate di capire!» La gente alle finestre applaudiva la polizia e urlava «Ammazzateli tutti!» Non ti ricordi? Sì, mi ricordo. Ora, veramente, come dire, io non voglio abusare del vostro tempo e quindi non scendo in un'analisi. Peraltro, Composita Solvantur non è ancora commentata. È una raccolta di Fortini che attende ancora, so che ci stanno lavorando. Sarebbe molto opportuno avere un commento, anche perché la poesia dell'Italia repubblicana, la poesia del secondo Novecento, non è affatto semplice e anzi richiede un commento. Per essere davvero compresa, questo è uno dei temi sui quali forse bisognerebbe interrogarsi, richiede un commento per due ordini di ragioni, un po' perché alcuni degli episodi raccontati, stiamo parlando di non moltissimi decenni fa, quando Fortini scrive questo, non appartengono più all'enciclopedia di ciascuno di noi. Questi testi presuppongono un rapporto con la cronaca che inevitabilmente aveva senso ed era riconoscibile nel 1994, oggi richiedono, questo è come dire uno dei grandi temi sui quali i commenti dovrebbero soffermarsi. E anche la poesia del Novecento, anche questa poesia così fortemente legata a una dimensione cronachistica e reale, tanto più richiede un commento, anche perché oggi forse qualcuno ancora si ricorda del 77. Tra qualche decennio bisognerà spiegare cos'è il 77. Questo, ci sono delle pagine molto belle di Alberto Varvaro che ricordava come è assolutamente necessario, lo ricordava peraltro qualche decennio fa, era assolutamente necessario fornire un commento analitico ai Malavoglia di Verga o alle novelle, ai romanzi di Machiavelli, di Pirandello, perché c'era una serie di episodi, riferimenti a usi, costumi, peraltro nella realtà così fortemente differenziata diatopicamente dell'Italia, che rendono quei testi del tutto incomprensibili se non c'è qualcuno che ce li spiega. Interi passaggi sono incomprensibili. Questo io temo che accadrà fortemente anche per la poesia del secondo Novecento, e quindi è davvero opportuno che oggi si facciano dei commenti a queste poesie e le si facciano anche, come dire, nella consapevolezza che saranno rivolti non soltanto a chi legge oggi, ma a chi leggerà domani. Per cui forse 77, che è uno di quegli elementi che non riterremmo di dover spiegare, in realtà invece va spiegato. Cosa che, insomma, mi capita spesso di dire quando assegno, del tutto inconsapevolmente, tesi su, perché me lo chiedono gli studenti, perché io li farei studiare i poeti del 200, ma ogni tanto diciamo, mi chiedono di fare queste cose moderne e io gli chiedo sempre di fare un commento che anche dica il superfluo, perché preferisco che si conservino oggi dei dati. Composita Solvantur ancora attende un commento, però è chiaro che, insomma, è ancora chiaro per fortuna che la vena al lago, la mente al niente, fa riferimento ai gravi fenomeni di tossicodipendenza che in quegli anni lasciarono, come in un'intervista dice Fortini, secchi cadaveri
negli angiporti. Ed è chiaro che accanto a questo tema c'è il tema della lotta armata, c'è il tema del terrorismo, ci sono coloro che imparavano nelle cantine come il polso può resistere allo scatto dello sparo, ci sono quelli che per le nostre vie ancora rispondevano a pugno sugli elmetti, c'è il ragazzo sfregiato che corre la sera dell'11 marzo 1971, ma c'è anche, sono gli anni di piombo, sono gli anni del terrorismo, e c'è anche però la reazione, è quello che mi pare qui con Fortini metta fortemente in luce, sia la gente alle finestre che applaudiva la polizia e urlava ammazzateli tutti. Per comprendere questo bisognerebbe ritornare a quegli anni e al dibattito sulla distinzione tra prigionieri politici e detenuti comuni, a che cosa significò fare i conti. Fortini fu sempre estremamente critico e prese fortemente le distanze, come era giusto e come è giusto, dalla lotta armata, ma fu in grado anche di percepire i rischi della reazione inconsulta. Per questo, e quasi chiudo, vi leggo un'intervista di Fortini che secondo me è il migliore, è un'intervista pubblicata nel 77 sul Corriere della Sera, Insistenze, il titolo era Che cos'è la reazione? Rammento bene la proprietaria di un negozio in via Broletto, dicembre 1969, proclamare trionfante l'opportunità di impiccare in piazza e subito quel Valpreda che il Foglio della Sera annunciava come il mostro ormai imprigionato. C'è tutta una fascia della popolazione lavoratrice e democratica, dalle finestre incitavano la polizia a sparare sugli studenti, marzo 1972, in realtà è 71, l'intervista c'è il 72, ma lui si corregge poi nella poesia, che ha votato a sinistra nella speranza che questo servisse a riportare l'ordine. Non c'è affatto da stupirsi. La gente, ciascuno di noi, non può sapere chi sono i propri nemici, non può vederli. Ascolta in TV o legge sulla stampa discorsi che sembrano discorsi veri, eppure vive in sogno, come nel sogno può avere della verità solo immagini vicarie, simboliche, sostitutive o generiche, larvali, i ricchi, i comunisti, i capitalisti, quelli là a Roma, la demoplutocrazia cara ai fascisti. Ma proseguiva, sono secondo me pagine di bruciante attualità, direi. Ah, peraltro, in Composita soldato, vi dimenticatevi di una cosa, c'è una sezione splendida, che si chiama Le canzonette del Golfo, è la guerra del Golfo. Lo leggerei almeno lontano, lontano. Lontano, lontano si fanno, anche perché noi poi oggi facciamo un bel incontro su, del tutto inadeguato incontro su linguaggi e letteratura nell'Italia repubblicana, però stanno accadendo molte cose fuori da questa stanza e non ce ne dobbiamo dimenticare. Lontano, lontano, scriveva Fortini rispetto alla guerra del Golfo, si fanno la guerra, il sangue degli altri si sparge per terra. Io questa mattina mi sono ferito a un gambo di rosa pungendomi un dito. Succhiando quel dito pensavo alla guerra. Oh povera gente, che triste è la terra. Non posso giovare, non posso parlare, non posso partire per cielo o per mare. E se anche potessi, o gente indifese, o l'arabo nullo, o scarso l'inglese, potrei sotto il capo dei corpi diversi posare un mio fitto volume di versi? Non credo. Cessiamo la mesta ironia, mettiamo una maglia che il sole va via. Scusatemi, questa si doveva leggere perché fuori di qui stanno accadendo molte brutte cose e ce ne dobbiamo ricordare. Però Fortini in quell'intervista proseguiva così e poi davvero chiudo. Quando una società si mette su di una via sbagliata, quando una classe dirigente
di destra o di sinistra è sospinta o si muove verso la reazione, deve, perché la dialettica è più forte di tutti i governi, deve dare ragione ai suoi peggiori nemici. Non volete riconoscere la distinzione tra reati politici e comuni? Volete invece, secondo le migliori ricette delle più agguerrite polizie internazionali, indurre la gente all'odio per qualsiasi sovvertitore dell'ordine, anche se solo propagandista? Perché si accettino domani delle limitazioni di diritti civili, ad esempio? O dopodomani si induca la stampa ad una libera autocensura? E allora siete costretti a confermare nei fatti le idee estreme che nel bandito vedono un ribelle, il cui cuore è per metà di Dio. Questo spinge una società ad una lotta di sterminio, perché anche il bandito e il ribelle si faranno, nel senso proprio e non volgare, dei fuorilegge. Mitragliati sulle piazze, come 3 secoli o 30 anni fa, popoleranno e degraderanno le nostre coscienze, faranno tutti noi più lacerati, più sordi e più miseri. Questa è la reazione. E questa è la reazione della quale ci parlano i versi di Italia 1977-1993, in cui anche i compagni non sono più una soluzione, i compagni non sono quegli uomini solidi a venire, ma sono isolati drammaticamente. Devo dire, è interessante anche la disposizione degli spazi bianchi, questo compagno è un verso solo isolato tra 2 spazi bianchi. Lo spazio bianco nella poesia del Novecento ha un peso importantissimo, come sanno gli studiosi di poesia del Novecento. Anche i compagni non sono più la soluzione di fronte, come dire, al neocapitalismo avanzante. Anche quella illusione degli uomini a venire, di quei compagni che hanno la possibile risposta a una costruzione dell'identità fatta esclusivamente sull'ethos culturale, che Contini aveva ancora ritenuto possibile in Foglio di Via, in Italia 1942, in Italia 1977-1993 non è più possibile. Fortini se ne ricorda. Non ti ricordi? Sì, mi ricordo. Chiudo, davvero, con il commento, anzi con un saggio di Lenzini, che è uno studioso di Fortini, che ha dedicato un brevissimo commento a questa poesia. Sì, mi ricordo, è il verso finale. La risposta è anch'essa laconica, priva di enfasi. Nessun pathos l'attraversa, se non il severo pensiero di cosa sono stati quegli anni, sono gli anni di piombo. Nient'altro da aggiungere, chiuso il discorso? I compagni sono per sempre andati via? C'è una poesia bellissima di Fortini, scusate, mi piacciono moltissimo, sugli allievi che se ne vanno. Lui a Siena, seduto dietro la cattedra, anzi dietro la cattedra del suo studio, con una poltrona sdrucita davanti, e questi nomi di allievi e di allievi che vanno, vengono e poi vanno irrimediabilmente via, e lui li accompagna alla porta con un sorriso, sapendo che non ritorneranno. È un testo molto bello dell'ultimo Fortini, che ancora, come dire, gioca su questo senso di oramai caduta totale di ogni illusione possibile. I compagni sono per sempre andati via e chi parla lo fa solo a se stesso? No, aggiunge Lenzini. Mi piacerebbe poter concludere come Lenzini, ma non lo so se è vero. No, non solo a se stesso. Sì, mi ricordo, dice Fortini. Anche noi dobbiamo ricordare, restare, operare per il risveglio. Questo dice, senza dirlo, l'autore di Italia 1977-1993. Grazie. Io l'avevo detto che non ne sapevo niente di Novecento, quindi diciamo, non lo so se ci sono osservazioni, domande difficili non me ne fate perché non vi so rispondere, però per fortuna ci sono gli storici contemporanei, gli studiosi di letteratura italiana, gli studiosi di letteratura italiana del Novecento, gli storici della lingua, c'è Marta che sa tutto, quindi potete fare tutte le domande che vogliono e rispondono loro.
Sì. Però ti fai la domanda e ti dai pure la risposta, visto che diciamo di questo ti occupi. Questo è un piacere anche per me, non parlare così. I suoi ricordi tristi e civili sono tra le pagine meravigliose. Il quale Garboli però aveva una, non saprei dire se un'antipatia verso Fortini, però certamente non era nel suo canone. E io ricordo sempre con divertimento un suo saggio contenuto in Falbalà che comincia con: se c'è un posto in cui non vorrei vivere per tutto l'oro del mondo, questa è la mente di Franco Fortini. E poi ci sono anche poi delle osservazioni di stile che lui fa. Si sofferma su un suo come ablativo assoluto, dice: caduta Saigon, virgola, cenavo con Mario Tronti. E Garboli si chiede come sia possibile mettere insieme due cose di questo tipo. E anche poi la data del 78, il fatto che Garboli ricorda di quando lo raggiunge la notizia del sequestro Moro, anzi del ritrovamento del... Sì. Il ritrovamento del corpo di Moro, lui era in macchina verso Roma, lo raggiunge questa notizia e lui decide di non tornare e si ritira nella sua Toscana. No, questo mi è funzionale perché prima o poi le avrei chiesto una 2 giorni il prossimo dicembre per i 20 anni su Garboli, eravamo già in contatto con Mimmo Scarpa e quindi prima o poi ci saremmo aggiornati. Ovviamente. Che esordisce come dantista. No, e poi invece la nota dolente, per far reagire altri nomi che sono stati fatti, ricordo una poesia bellissima di Giovanni Raboni sul 94, quindi sul suo rapporto con Pasolini e con Volponi, che è una poesia che semplicemente andrebbe letta, anche perché ha come esergo i 4 versi di Fortini, quindi veramente ritorna tutto. E dice: ricordo troppe cose dell'Italia. Ricordo Pasolini quando parlava di quanto era bella ai tempi del fascismo. Cercavo di capirlo e qualche volta impazzava, ricordo, il devastante ballo del miracolo, mi è sembrato persino di riuscirci. In fondo, io che ero più giovane d'una decina d'anni, avrei provato qualcosa di simile, tornando dopo anni sui devastati luoghi del delitto, per la Spagna del 51, forse per la Russia di Brezhnev. Ma ricordo anche lo sgomento, l'amarezza e il disgusto nella voce di Paolo Volponi, appena si seppero i risultati delle elezioni del 94. Era molto malato, sapeva di averne ancora per poco, e di lì a poco, infatti, se ne sarebbe andato. Di Paolo sono stato molto amico, di Pasolini molto meno, ma il punto non è questo. Il punto è che è tanto più facile immaginare d'essere felici all'ombra di un potere ripugnante che pensare di doverci morire. Meglio di Raboni non c'è possibilità di commento. In questo gioco di nomi farei interagire, ma so che sei d'accordo, anche Caproni. Perché, come dire, il che però ci dice una cosa, al di là appunto delle, per fortuna, ancora vive passioni che ciascuno di noi mantiene per questi testi, credo che ci sia un dato che mi sembra interessante, e che è un discorso sull'Italia repubblicana, quindi mi sembra che sia stato molto opportuno dedicare uno di questi incontri, meno opportuno affidarlo a me, ma molto opportuno dedicare uno di questi incontri a linguaggio e letteratura, perché forse non si può capire fino in fondo che cosa è stata l'Italia repubblicana se non anche attraverso il filtro di queste voci. Insomma, la poesia di Raboni che avete appena ascoltato, proprio il segnale di quanto in quegli anni, non molti decenni fa, il dibattito politico passasse attraverso queste forme di elaborazione. Questo mi pare che sia un tratto che in qualche modo abbia caratterizzato la nostra storia repubblicana, cioè la presenza di un intellettuale, io volutamente non ne ho parlato, ma di un intellettuale come Pasolini nel dibattito pubblico italiano di quegli anni, insomma, peraltro non soltanto attraverso romanzi e poesie, ma attraverso il cinema ed il teatro,
io credo che abbia fortemente permeato in una dimensione forse più massiccia di quanto non sia accaduto, ma qui poi insomma, gli storici potranno dircelo forse meglio, anche in altre realtà europee. Cioè il peso che la tradizione letteraria, in qualunque modo declinata, in Italia ha avuto nella costituzione dell'immaginario anche politico, a me sembra un tratto caratterizzante e tutto sommato non poi così negativo di questa nostra storia. Va bene. Tu no, però, cioè, tu vieni per farmi le domande da sempre. Rita Librani fa le domande da quando io mi sono iscritto all'università, perché dovete sapere che io ho fatto il primo esame di storia della lingua italiana con la professoressa Librandi che mi faceva le domande di grammatica storica. Sì, è un siparietto che facciamo spesso, però non, gli altri non lo sapevano. Allora, continuo a farmi domande. Mi promossi allora, ma non so se accade adesso. Non è una domanda, è un'osservazione generale, perché tornando sulla questione della nostra identità, come vogliamo chiamarla, da un certo punto di vista, vabbè, questo lo dice benissimo il mio maestro Francesco Bruni, naturalmente, c'è un dato storico, perché qual è il motivo per cui noi studiamo nella storia della letteratura italiana Francesco d'Assisi, Dante, Petrarca, cioè non ci sarebbe un motivo, perché facevano parte fino a un certo punto di realtà circoscritte, di quella geografia composita che era l'Italia medievale. C'è un dato storico, che è Pietro Bembo naturalmente, che è veneziano, non è fiorentino, e che dà la via, nel bene, nel male, il positivo e il negativo. Dopodiché, è chiaro che l'interpretazione del Risorgimento è molto forzata. È chiaro che era necessario costruire qualche cosa e quindi insistere su alcuni dati, forse insomma, che oggi ridimensioniamo. Però tutto questo avrebbe avuto una sua naturale decantazione. Già Gozzano, l'hai detto tu stesso, già lo vede. Il problema è il fascismo. E secondo me oggi, alla luce di tutto quello che è accaduto, no, negli anni che seguono al fascismo, forse l'eredità peggiore del fascismo è questa, il fatto che abbiamo dovuto picconare tutto questo, abbiamo dovuto necessariamente negare quell'identità che si era formata soprattutto sul piano culturale e linguistico, negare la nostra storia linguistica unitaria e tante altre cose con questo. Per cui ancora oggi, purtroppo, se tu parli dell'italiano come lingua unitaria, identitaria, sei di destra. Ma perché? E questo è un dato con il quale non abbiamo mai fatto i conti. Un dato culturale che ci perseguita. Poi naturalmente c'è anche tutto il resto, cioè la crisi, ma insomma quello poi riguarda gli equilibri internazionali. Forse solo oggi ci rendiamo conto che il 77 e il 78 non sono state opera nostra, che è stato poi il 78 soprattutto un modo per bloccare quello che in Italia, viva Dio, stava accadendo. E ce ne rendiamo conto solo adesso, anche le sinistre se ne stanno rendendo conto. Ma io ti dico, all'Accademia della Crusca, noi soffriamo di questa cosa, perché veniamo... capisci? Perché quando si parla di inglese e italiano o siamo i soliti reazionari o siamo i soliti lassisti. E perché non c'è un equilibrio. In questi quanti anni sono passati dalla caduta del fascismo, non siamo ancora riusciti a trovare una analisi equilibrata di tutto quello che ci è accaduto. Naturalmente, diciamo, sono d'accordo, anche che se non mi bocci. Naturalmente sono d'accordo. Due osservazioni su quello che hai detto. Bembo è certamente decisivo. Io ci metterei prima di Bembo il De vulgari eloquentia. Perché l'idea del volgare illustre, della ricerca di un'identità a partire da una lingua, di una curia e di un'aula, mi pare, come dire, altrettanto forte. Questo sì, però. No, l'altra osservazione è che io credo tu abbia assolutamente ragione. È chiaro che il vero problema è il fascismo. È il fascismo perché, come dire, ha impedito di... Oggi la cosa mi sembra addirittura più complicata, perché...
io insomma sono sempre molto preoccupato da certe derive. E un'identità di tipo linguistico, che naturalmente non può essere quella che è il fascismo, è un'entità molto più intelligente di un'entità di tipo etnico. E allora noi forse, uno dei modi, ma questo in qualche modo Francesco Bruni in quel libro Italia lo diceva, secondo me che dovremmo con forza riaffermare, anche la Crusca, è che viva Dio che abbiamo un'identità linguistica, perché se avessimo un'identità di tipo etnico, il fascismo sarebbe stato assai peggio. E questo secondo me è uno dei temi sui quali bisognerebbe, ma proprio nel dibattito pubblico, portare con molta più forza il fatto che, è vero, siamo policentrici, lo siamo da sempre, neanche la televisione ci ha unito, però ci riconosciamo in una tradizione, e il fatto di riconoscersi in questa tradizione, pur nella disappartenenza a un etnos forte, a me pare un dato, voglio dire, molto significativo, e anche un argine molto forte che possiamo mettere a certe pericolose derive e a certe sirene che si sentono. Vabbè, però dobbiamo dirlo fuori di qui, non solo qui. Noi ci proviamo, lo so. Va bene. Io ho una riflessione, se c'è un po' di tempo. Come no, sì. Io arrivo nella filologia classica. Oh, finalmente. No, 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 vabbè, no, perché io lo so che questi sono tutti gli storici e filosofi che, diciamo, hanno detto che noia. Ah, bene. E, appunto, a volte tendiamo a pensare che la filologia sia, tra tutte le discipline, insomma, asettica, sia pura descrizione, sia neutrale, sia quasi matematica, ma in realtà, appunto, quando uno poi entra nell'officina dell'autore si occupa di filologia d'autore, appunto, diventa interpretazione. Quindi, specie quando uno si occupa di un grande autore, io stavo pensando a Manzoni. E le sue scelte e le sue varianti, insomma, viene da dire che sono scelte spesso marcatamente ideologiche, cioè questo capiterà nei Promessi Sposi, ma in realtà già prima, stavo pensando al primo coro della Delchi, dove c'è un sostantivo, una correzione minima, può prendere un'acquisizione storico-ideologica, cioè quando lui corregge da un popolo disperso repentesi desta a un volgo disperso repentesi desta, è perché si sta chiedendo se gli italiani sotto i Longobardi fossero un popolo nel senso romantico, risorgimentale del termine, oppure un volgo senza spinte ideali. E poi mi è venuto in mente un altro esempio, perché uno dei miei maestri di dottorato è stato Canfora, e stavo leggendo quel suo libro, e mi è venuto in mente il Grifagno, no? E su cui appunto ha scritto Canfora a proposito degli occhi di Cesare nel Limbo Dantesco, e l'uso, cioè la ripresa che fa Manzoni di questo aggettivo, no? Cioè applicando in controcanto, rovesciando e applicandolo al bravo, no? Ora il bianco, ora il nero, lampeggiare ora il bianco, ora il nero dei due occhi grifagno. Non ho preso il cellulare per controllare, ma più o meno a memoria. Che quindi lo trovo interessante, perché l'uso di volgo, ma anche anziché popolo e di grifagno, sono scelte tutt'altro che innocue, ma appunto non tanto stilistiche, ma ideologiche. No, e quindi, se posso farvi una domanda, in realtà, appunto, occupandomi delle varianti leopardi, spesso è più difficile anche magari giustificare, no, la scelta variantistica che lui fa. Ma ecco, secondo lei, non so, per un'edizione critica è bene fare anche delle osservazioni, anche abbondare in questo tipo di commenti anche interpretativi, oppure astenersi? Però no, credo che lei abbia colto un problema decisivo. Insomma, negli anni in cui io studiavo, uno dei grandi maestri al Dipartimento di Studi Umanistici era Giancarlo Mazzacurati, grande italianista, studioso raffinatissimo, che aveva scritto una volta che le forme sono ideologia.
che cioè le strutturazioni formali non sono mai neutre, ma sono invece portatori. Io ho provato una volta, diciamo, molto più umilmente, a dire che le varianti sono vettori ideologici molto forti. Chiaramente non lo si può estendere, le ragioni della variantistica sono le più varie possibili. È chiaro che tra popolo e volgo, come dire, la dimensione ideologica di quel vettore variantistico è molto forte. E questo è vero, secondo me, peraltro, la cosa sarebbe interessante, ma solo per i filologi, non soltanto nelle tradizioni d'autore, cioè anche alcuni fenomeni variantistici della tradizione sono non necessariamente il frutto di errori e innovazioni dovute, come dire, a ragioni allotrie, ma potrebbero anche essere in qualche caso modalità di riappropriazione dei testi anche di tipo ideologico, variando alcune. Però quindi il caso Leopardi è un caso effettivamente un po' diverso, perché credo che lì entri in gioco, dove pure forse ci saranno, diciamo, ragioni di carattere ideologico, però per Leopardi è decisivo, come lo era già per Petrarca, la dimensione ritmico-eufonica, per cui molta della variantistica, alla luce anche di quelle pagine bellissime dello Zibaldone su questi temi, molta della variantistica leopardiana, a mio avviso, si motiva non tanto per volontà di incremento semantico, quanto piuttosto per valutazioni di carattere, appunto, fonico, timbrico, ritmico. Tutto questo, secondo me, dovrebbe entrare nelle edizioni critiche, perché la reazione che i nostri amici italianisti hanno rispetto alle edizioni critiche è che talvolta rischiano di apparire un po' come lunghi elenchi di fenomeni fonomorfologici degli storici della lingua, muti, o meglio, descrizioni meramente morfologiche. Uno. Io continuo a credere ostinatamente che non siano solo queste, però forse storici della lingua e filologi dovrebbero provare a raccontarlo, perché per noi è quasi ovvio che la trasformazione tra popolo e volgo sia anche un vettore ideologico, ma se noi lo depositiamo semplicemente in un apparato, questo apparato diventa muto, non parlante, per chi non si occupa di questo. Se io faccio la descrizione dei fenomeni sintattici di un testo, o delle strutture della testualità di un testo, per esempio della Metaura di Aristotele volgarizzata, e non la faccio precedere da un'introduzione, in questo caso, come nel caso della Metaura, è stato fatto eccellentemente, ma non li rendo parlanti quei fenomeni, io mi sarò limitato davvero a una mera asettica descrizione dei meccanismi di funzionamento di un testo, cosa importantissima naturalmente, che bisogna conoscere. Però io ho l'ambizione di credere che, come le varianti, anche i fenomeni della testualità non siano neutri. Poi bisogna evitare il rischio di corrispondenze binarie, per cui questo corrisponde a questo, perché questa è una sciocchezza. Però quei dati sono dati interpretativi, funzionali all'ermeneutica di un testo e non solo mere descrizioni morfologiche. E questo lo dico, visto che ci sono un sacco di storici e di filosofi, i letterati già lo sanno, che in realtà anche in quei testi che non sono letterari, ammesso che si possa poi davvero trovare un discrimine tra testi letterari e non letterari, anche in quei testi che non sono letterari, anche nelle fonti storiche o nei testi filosofici, i modi in cui quei testi sono costruiti sono altrettanto rilevanti di quello che dicono. Il modo in cui si dicono le cose è altrettanto rilevante di quel che si dice. Così abbiamo giustificato lo stipendio che ci prendiamo ogni mese. Due vettori fondamentali per dare per la prima volta un'unità linguistica all'Italia, unità che ancora in parte non c'è nelle generazioni più grandi delle nostre, però sicuramente il cinema, i film
hanno avuto un ruolo in questo, però io ritengo che abbiano anche un ruolo, sempre parlando dei linguaggi, dell'idea d'Italia, nel costruire, o al meglio nel non costruire, una certa idea d'Italia. Faccio un esempio, non ci sono film italiani, anche recenti, sul colonialismo italiano. Io ne conosco solo uno, che è stato prodotto dalla Francia, ed è sulla Libia, ma è già un film sulla Seconda Guerra Mondiale, quindi, perché è ambientato nel 36, Il Leone del Deserto. Però non ci sono, oppure i film fatti negli anni 50 e 60 sulla Seconda Guerra Mondiale, La Carta Bianca di Totò, ok? Quella è l'idea che viene esitata un po' dagli italiani, quindi mi chiedevo se potesse darci la sua idea. Diffusione e costruzione di un modello di una varietà di italiano, questo senza dubbio. Anzi, forse il discorso andrebbe in qualche modo calettato diacronicamente, perché è stato vero che per molto tempo la televisione ha fornito agli italiani un modello di italiano standard, è vero che oggi, essendo mutata la televisione, quella stessa ruolo e quella stessa funzione non può più svolgerla. Nel momento in cui la televisione si è aperta indiscriminatamente all'irruzione delle singolarità e al talk show, naturalmente, come dire, viene un po' meno quella dimensione normativa. Però è verissimo che sulla lingua abbiano agito. È verissimo, naturalmente, credo che sia quello che a lei le interessa, che queste dimensioni hanno fortemente agito sul nostro immaginario. Però qui il rapporto mi pare un po' più complicato, nel senso che è vero che c'è un solo film sul colonialismo e quindi, come dire, il nostro immaginario è molto meno condizionato, ma i prodotti creativi, il cinema, la televisione, ma anche la letteratura, sono però anche, come dire, il portato di quello che si vuole vedere. Quindi la questione è complicata, cioè... È vero che agiscono sul nostro immaginario, ma è anche vero che quelle produzioni, quindi l'assenza di produzioni cinematografiche, è il fatto che forse sul nostro colonialismo non abbiamo fatto fino in fondo i conti. Ora qui veramente ci sono gli storici contemporanei che potrebbero dirlo molto meglio di me. Però a me pare, come dire, che non abbiamo fatto i conti col colonialismo non solo perché ci sono pochi film, ma forse ci sono pochi film proprio perché non abbiamo fatto i conti sul colonialismo. Proverei in qualche modo a complicare la questione. Vabbè, vado a fare il direttore di dipartimento, ahimè, adesso mi tocca fare il direttore di dipartimento. Va bene, grazie, è stato un piacere.